Attraverso la meditazione la mente può comandare qualsiasi cosa al proprio corpo. Maestro, insegnami, ti prego, il mezzo più sicuro per uscire dal mondo dell'illusione e del dolore. Quando la fame ti divora, non mangiare. Quando la sete ti distrugge, non bere. Quando il sonno oscura il tuo sguardo, non dormire. Voglio raccontarvi una storia che mi ha molto colpito. Poco tempo fa sui giornali è comparsa una notizia. Ho letto la storia di Prahlad Jani, un asceta indiano che vive in una caverna. Non parla quasi mai, non possiede nulla e da oltre 70 anni dice di non mangiare e di non bere. Ma è possibile tutto questo? Per quello che ne sappiamo è impossibile sopravvivere senza né mangiare né bere. Eppure esistono le registrazioni effettuate dalle telecamere dell'ospedale in cui Jani è stato ricoverato e tenuto costantemente sotto osservazione per una settimana. Noi abbiamo le registrazioni di quelle immagini e queste immagini mostrano una verità sorprendente. Spero siate comodi, il viaggio sta per cominciare. Benvenuti a Voyager, voliamo. Destinazione India. L'uomo può davvero vivere senza mangiare e senza bere? Ci spostiamo in India, dove c'è un anziano di 82 anni venerato quasi come un santo, perché sta facendo anche impazzire gli studiosi, gli scienziati indiani. Pensate che da 70 anni in qua, quindi da quando aveva 12 anni, non mangia e non beve. Il caso di Prahlad Jani in India è sicuramente un caso intrigante e ha molti richiami all'alchimia. È un uomo sacro che ha vissuto in una grotta nella giungla, sulle montagne, e lui asserisce di aver vissuto per più di 70 anni senza cibo né bevande. Sai dove vive il santo? Sì, vieni. In India vive un uomo, Prahlad Jani, un uomo venerato come un santo che sembrerebbe incarnare il successo stesso della ricerca alchemica. Un uomo a noi contemporaneo. Una asceta indù di 80 che sostiene di non mangiare e bere da vive in solitudine e, fatto straordinario, afferma di nutrirsi unicamente con le energie provenienti dalla meditazione e da un'antica, misteriosa pratica yoga. Io non posso dire per certo se lui stia vivendo senza cibo o senza acqua, ma posso dire per certo che questo è stato, ed è, uno fra i grandi obiettivi dell'alchimia. E posso dire anche che tutti possediamo delle capacità incredibili e che alcuni indiani, in particolare, si siano dimostrati in grado di svilupparle. Una persona normale ha bisogno di assumere mediamente un certo numero di calorie, che sono il bisogno energetico per la sopravvivenza, e variano da persona a persona, anche nella normalità, a secondo che si faccia vita sedentaria, a secondo che si faccia vita sportiva, a secondo che si sia nel caldo dell'Africa o nel freddo dei ghiacciai. Comunque, diciamo che in una vita normale, cittadina, un fabbisogno calorico di media in una persona sana è di circa 1800 calorie al giorno. Quest'uomo non è ibernato, ma continua a muoversi. Quindi avrà comunque bisogno di calorie per il movimento e il metabolismo cellulare. Un uomo non può vivere per 74 anni senza assumere cibo e senza assumere liquidi. Tutte le nostre conoscenze scientifiche ci dimostrano che non è possibile.